Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui risolveremo un esercizio di stechiometria con la presenza di reagente limitante della densità di una sostanza e anche l'utilizzo del volume molare in quanto ci sono le condizioni STP e una sostanza allo stato eriforme. Vi è una reazione chimica in cui dell'etanolo CH3CH2H liquido reagisce con del diossigeno O2 eriforme per formare due prodotti, il primo CO2, quindi diossido di carbonio eriforme, e acqua allo stato eriforme. La primissima cosa che bisogna fare quando si inizia con la risoluzione di un esercizio di stechiometria è quello di bilanciare la reazione chimica, ovvero quello di mettere gli opportuni coefficienti stechiometrici, che sono 3 per O2, 2 per CO2 e nuovamente un 3 davanti all'acqua. A questo punto siamo in presenza di un'equazione chimica bilanciata. Osserviamo poi i dati dell'esercizio. Inizio sta per prima della reazione chimica, F sta per finale, quindi dopo che è avvenuta la reazione chimica. Abbiamo 0,500 litri di etanolo iniziale, la cui densità è 0,790 grammi al millilitro. Abbiamo anche 150 litri di O2 in condizioni standard di temperatura e di pressione. Dobbiamo trovare quante moli di etanolo restano alla fine della reazione chimica, quante moli di O2 restano alla fine della reazione chimica e quanti grammi di H2O restano alla fine della reazione chimica. Fare una tabella non è mai un qualcosa di obbligatorio, ma rende molto più facile la risoluzione, in quanto si vede bene che cosa c'è all'inizio e si realizza anche facilmente che cosa bisogna trovare. Il primo passo è sicuramente trasformare questo volume di O2 nella quantità chimica, ovvero nelle moli corrispondenti, attraverso la formulettina del volume molare. Si sa infatti che il volume di O2 è uguale alla quantità chimica di O2 per il volume molare. Possiamo utilizzare il volume molare, questa formuletta, ripeto, perché siamo in condizioni standard ed O2 è un eriforme. Bisogna quindi esplicitare la quantità chimica di O2. Quantità chimica di O2 che è uguale al volume di O2 fratto il volume molare. Inseriamo i dati, 150 litri, che ci dava già l'esercizio, fratto, bisogna saperlo a memoria, 22,4 litri su mol. È proprio il volume molare. Facciamo il conto, viene fuori 6,70 moli. Abbiamo convertito il volume di O2 nella quantità chimica corrispondente. Potremmo allora pensare di scrivere qui 6,70 moli per ricordarcene poi durante lo svolgimento dell'esercizio stesso. Trasformiamo ora questo volume, visto che abbiamo la densità, in una massa di CH3CH2H e poi successivamente nella quantità chimica in moli. La densità, bisogna sempre ricordarsi che è una massa fratto un volume, quindi la massa di CH3CH2OH è uguale alla densità per il suo volume. La densità è nota, l'etanolo ha densità 0,790 grammi su millilitro e moltiplichiamo per il volume. Solo che non possiamo mettere 0,500 litri perché i litri non si semplificherebbero con i millilitri. Dobbiamo trasformare i litri in millilitri, che 0,500 litri corrispondono a 500 millilitri. Adesso, a numeratore e a denominatore, i millilitri si possono semplificare. Rimangono quindi i grammi. In seguito al conto si ottengono 395 grammi. Quindi qui scriviamo 395
grammi, 395 grammi di etanolo iniziale. Potremmo anche fare una virgola e scrivere una I, questo sta per iniziale. Solo che i conti in stoichiometria li si fanno sempre con le moli, con le quantità chimiche. E bisognerà, per questo motivo, trasformare questa massa nella quantità chimica di etanolo corrispondente. La quantità chimica di CH3CH2OH, quindi questa è una N minuscola, iniziale, sarà uguale alla massa, alla sua massa, fratto la massa molare dell'etanolo stessa. La massa l'abbiamo appena ottenuta, 395 grammi, e la massa molare dell'etanolo corrisponde a 46 virgola 07 grammi ogni mole. 395 fratto 46,07 fa 8,57 moli. Abbiamo ricavato che questi 395 grammi di etanolo corrispondono a 8,57 moli. Anche questo, 8,57 moli lo possiamo inserire comodamente nella nostra tabellina. All'inizio abbiamo 8,57 moli che corrispondono a 0,500 litri di etanolo e ancora a 395 grammi di etanolo stesso. Ora bisogna scovare il reagente limitante, il reagente in eccesso. Quello limitante, se ci sarà, si consumerà tutto, quello in eccesso, se ci sarà, ne avanzerà un po' alla fine della reazione chimica. Per fare questo bisogna impostare un'equazione con i rapporti di combinazione tra le quantità chimiche. Ovvero la quantità chimica di CH3CH2OH reagisce rispetto alla quantità chimica di NO2 come i loro coefficienti stanno tra di loro. 1 fratto 3. 1 è il coefficiente stoichiometrico dell'etanolo, è sottointeso, 3 è il coefficiente stoichiometrico di O2. Questo è il rapporto di combinazione con cui i due reagenti, le quantità chimiche dei due reagenti, ovvero le moli dei due reagenti, reagiscono tra di loro. E il rapporto è questo. Esplicitiamo da questo rapporto prima la quantità chimica di O2, ad esempio, quindi questa, la quantità di chimica di O2 che effettivamente virgola R reagirà, quindi questa R significa quella che reagisce se facessimo reagire tutto l'etanolo. Allora, formula inversa da questa, 3 per la quantità chimica di C. CH3CH2OH, qui mettiamo pure una I iniziale, quindi tutto quello che c'è all'inizio, 3 per 8,57 moli. 8,57 moli. Eseguiamo il conto con la calcolatrice e viene fuori 25,7 moli. Cosa abbiamo ottenuto? Questa è un'ipotesi. E viene descritta in questa maniera. Se facessimo reagire tutte le moli di etanolo, tutte le moli che abbiamo all'inizio, ci servirebbero 25,7 moli di O2, cioè reagirebbero con 25,7, questa vuol dire reazione, reagirebbero con questa quantità di moli. Il problema è che questi moli di O2 noi non le abbiamo. Abbiamo già scoperto che O2 è quindi il reagente limitante. O2 sarà il limitante e alla fine della reazione chimica ne rimarranno quindi 0 moli. Il limitante prevede 0 moli o 0 grammi. Sempre dalla medesima equazione esplicitiamo anche l'altro reagente, CH3 CH2OH e ci chiediamo se facessimo reagire tutto O2 con quante moli di CH3CH2OH reagirebbero? In questo caso, questa quantità chimica esplicitata da questa viene fuori un terzo,
per la quantità chimica di O2. Qui ci mettiamo la I, una I, I di iniziale. Un terzo per tutte le moli di O2 che avevamo all'inizio, ovvero 6,70, 6,70 moli. Facciamo il conticino e viene fuori 2,23 moli. Cosa significa questa parte? Se noi facessimo reagire tutte le moli di O2 che abbiamo all'inizio, ne basterebbero solo 2,23 di etanolo per consumare tutto O2. Detto altrimenti, per far consumare tutto O2 servono 2,23 moli di queste 8,57, quindi ne avanzeranno un po'. Abbiamo scoperto che l'etanolo è reagente in eccesso. Vorremmo scoprire ora quanto ne rimane alla fine di etanolo. E quindi qui scriviamo quantità chimica di CH3, CH2OH, virgola, finale, che rimane alla fine della reazione chimica, sarà uguale alla quantità chimica di CH3, CH2OH, iniziale, quella che avevamo all'inizio, meno quella che ha reagito. Quantità chimica di CH3, CH2OHR, quella che ha reagito. Quindi per trovare quanto ne rimane alla fine, dobbiamo fare quello iniziale meno quello che ha reagito. Quello iniziale lo abbiamo qua, 8,57. 8,57 moli. E quello che ha effettivamente reagito con tutto O2 è questo, 2,23 moli, 2,23. Facciamo questa sottrazione, si ottengono 6,34 moli. Queste sono le moli di etanolo che avanzano alla fine della reazione chimica, che possiamo tranquillamente inserire qui, visto che era un qualcosa che ci chiedeva l'esercizio. 6,34. Quindi avanzano 6,34 moli di etanolo alla fine. Dobbiamo rispondere ancora a questa domanda: che massa di acqua salterà fuori alla fine? Bisogna fare un rapporto tra quantità chimiche, tra un qualcosa che conosciamo di reagenti e l'acqua qui finale. Potremmo ad esempio utilizzare questo rapporto. La quantità chimica di acqua che salta fuori sta alla quantità chimica di O2 iniziale, come 3 sta a 3, in quanto 3 è sia il coefficiente stechiometrico dell'acqua, ma anche il coefficiente stechiometrico di O2. Da questo rapporto, in cui abbiamo inserito il reagente limitante, ricordo che se avessimo scelto di mettere il reagente in eccesso qui dentro, quindi la quantità chimica di CH3CH2OH, avremmo dovuto mettere solo quella che ha reagito. Ma se scegliamo invece di mettere il reagente limitante, è più semplice, mettiamo quello iniziale, che si consuma tutto. È anche vero che se qui avessimo messo il reagente CH3CH2OH, avremmo poi dopo avuto un altro rapporto, 3 fratto 1, non 3 fratto 3. 3 fratto 3 quando c'è acqua e O2. Comunque da questo abbiamo solo un'incognita, che è la quantità chimica dell'acqua, ovvero le moli di acqua che si formano. Sono uguali a 3 fratto 3 per la quantità chimica di O2 iniziale, ovvero 3 fratto 3 viene fuori 1, 6,70 moli. Si ottengono 6,70 moli di acqua alla fine, però l'esercizio gradirebbe la massa di acqua corrispondente. Ultimo passaggio, la massa di acqua. Per calcolare la massa di acqua dobbiamo fare la quantità chimica di acqua, ovvero le moli di acqua, per la massa molare dell'acqua stessa. Inseriamo 6,70 moli appena ricavato, le moli dell'acqua, per 18,02
grammi su mol, che è la massa molare dell'acqua, si fa il conto e viene fuori 121 grammi. Si ottengono alla fine 121 grammi di acqua. L'esercizio così è risolto. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Grazie dell'ascolto e alla prossima.